Lo stesso imperatore probabilmente ordinò di tenere nascosta la notizia della propria morte, consapevole dell'autorità accentrata nella sua persona, così da non sconvolgere l'assetto del regno nel periodo di transizione. E infatti, fino alla fine del gennaio 1251, dalla cancelleria regia venivano emessi documenti in nome dell'imperatore, ma con l'aggiunta del nome di Manfredi, che nel testamento di Federico era stato nominato governatore d'Italia e di Svevia, fino alla discesa di Corrado IV, legittimo erede. In una lettera inviata al fratello Corrado, Manfredi, annunciando la scomparsa di Federico, esprime con profonda lealtà il desiderio di affidargli il controllo del regno. Così lo stesso Manfredi parla della morte del padre. Tramontato è il sole del mondo che illuminava le genti. Tramontato è il sole della giustizia. Tramontato è il fondatore della pace. Ma anche se quell'astro è tramontato, i suoi ordinamenti gli assicurano continuità e nuova vita in voi. Nessuno crede che il padre sia assente, perché si spera che nel figlio viva. Il cronista Tommaso di Eccleston riporta la visione di un monaco siciliano. Nella stessa ora in cui Federico imperatore rendeva l'anima a Dio, io mi inginocchiai sulla riva in preghiera. Un terribile rumore mi riscosse dalle mie devote meditazioni. Vidi allora un interminabile corteo di cavalieri armati, 5.000 circa, che cavalcavano dalla riva dentro il mare. Chiesi ragione di tutto ciò a uno di loro e quello, con viso pallido e immobile, rispose di appartenere a Federico imperatore, in procinto di cavalcare coi suoi uomini nell'Etna per prendervi dimora. I suoi nemici e detrattori esultavano di gioia. Queste sono infatti le espressioni di sollievo di Papa Innocenzo IV. Il cielo giubili e la terra faccia festa. Il fulmine e la bufera con cui l'Onnipotente così a lungo vi ha minacciato si sono trasformati attraverso la morte di quest'uomo in zeffiri ristoratori e rugiada feconda. Fra Salimbene scrive polemicamente: se egli fosse stato buon cattolico e avesse amato Dio, la Chiesa e la propria anima, non avrebbe avuto nessuno a lui pari tra i dominatori del mondo. Il monaco Matteo da Parigi lo definisce sommo tra i principi della terra. Ecco infine il racconto di Francesco Daniele, diretto testimone della ricognizione del sepolcro regale avvenuta a Palermo nel 1782. A Federigo in testa una corona aperta, i cui raggi, di sottilissime laminette d'argento dorato, sono ornati di piccole perle e di pietre. Il suo corpo è vestito dei medesimi abiti coi quali era già stato consacrato imperatore. Tre sono le vesti ond'ei si ricopre, e di lino è la prima, che discende infino a tutti i piedi, simile a quella che da liturgisti Alba viene appellata. La stringe a fianchi un grosso cordone, pur di lino aggruppato nel mezzo. Le cosce e le gambe sono vestite di panno di lino, che formano in uno brache e calze. Dal fianco sinistro gli pende una spada cinta sopra della dalmatica. Le mani, senza guanti, si incrocicchiano sulla pancia, e il dito medio della destra ha un anello d'oro con uno smeraldo piuttosto grande. La morte di Manfredi, figlio di Federico II, avvenuta a Benevento nel 1266, e la sconfitta del nipote Corradino a Tagliacozzo nel 1268 sigleranno ineluttabilmente la fine della gloriosa casa di Svevia. L'aquila non vola più.